Buongiorno e bentornati al podcast di Una domanda al giorno toglie il concorso di torno. L'unico podcast che ti fa studiare ascoltandolo. Partiamo con la lezione di oggi. Prima però, vi chiediamo di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e di condividere con i vostri contatti e soprattutto con i vostri colleghi il nostro podcast. Vi ricordiamo inoltre che potete trovarci su Spotify, Spreaker, SoundCloud, Google Podcast e infine sui vostri dispositivi Amazon Alexa pronunciando la frase Alexa apri podcast domande. Detto questo partiamo con l'argomento di oggi. Cosa sono le RSA? Come orientarsi fra RSA, case di riposo e RSSA? Proviamo a fare chiarezza fra le diverse tipologie di struttura. Affrontare questo tipo di argomento sia per gli operatori che andranno a lavorare nei diversi contesti sia per gli utenti che ci confessano di avere le idee poco chiare sulla conoscenza delle varie tipologie di strutture per l'accoglienza. Infatti tra RSA, RSSA e case di cura la confusione è tanta. Proviamo a spiegare il significato e la differenza fra le varie tipologie e sigle delle strutture di accoglienza e come funziona ciascuna di esse. RSA. Questo acronimo significa Residenze Sanitarie Assistenziali. Sono state introdotte in Italia a metà degli anni 90 e si tratta di strutture non ospedaliere, a carattere sanitario, che ospitano per un periodo o a tempo indeterminato persone non autosufficienti, che possono essere assistite in casa e che hanno bisogno di specifiche cure da parte di più medici specialisti e di una articolata assistenza sanitaria. Si distinguono dagli ospedali e dalle case di cura, rivolti ai pazienti sofferenti di una patologia acuta, e dalle case di riposo, che sono destinate agli anziani, almeno parzialmente autosufficienti. Si parla di casa di riposo, invece, quando un alloggio multiresidenza è destinato agli anziani almeno parzialmente autosufficienti. È l'equivalente di quello che un tempo veniva definito ospizio. All'interno di una casa di riposo, ogni persona o ogni coppia possiede una stanza arredata. In genere sono presenti le strutture per i pasti, un luogo di incontro, la ricreazione e una qualche forma di assistenza sanitaria o hospice. Un posto in una casa di riposo può essere pagato per una locazione base, come un appartamento, o possono essere acquistati in perpetuo sulla stessa base di un condominio. Parliamo ora di casa di riposo o strutture pubbliche o convenzionate. Per accedervi in una struttura pubblica o convenzionata, è necessario presentare la richiesta presso l'ufficio dei servizi sociali del comune di residenza. Ne deriverà una visita presso l'unità di valutazione geriatrica, nella quale il medico geriatra valuterà le condizioni di salute del futuro ospite. Alla visita medica consegue l'attesa del posto letto attraverso la graduatoria. Nelle strutture pubbliche o convenzionate, l'ospite paga la retta in base al proprio reddito. Vi sono anche case di riposo private. In queste strutture private è sufficiente prendere contatto con la struttura e l'ospite paga in base alla retta decisa dalla struttura. Infine parliamo della differenza fra RSSA e RSA. La residenza sociosanitaria assistenziale per anziani è una struttura sociosanitaria residenziale territoriale. La RSSA fornisce servizi socioassistenziali a persone anziane di età superiore ai 64 anni, che abbiano gravi deficit psicofisici o a persone affette da demenze senili, che non hanno bisogno di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziali e socio-riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio. Possono essere ospitate persone con età inferiore ai 64 anni, esclusivamente nel caso di persone affette da demenze senili, morbo di Alzheimer e demenze correlate. Ma la retta chi la paga? Una delle domande che spesso si pongono i familiari degli utenti di una casa di cura è chi paga, di fatto, le spese per l'alloggio e la residenza dei propri cari. La retta per il soggiorno in una residenza sanitaria assistenziale si compone di due parti di spesa. Le spese sanitarie, prestazioni, medicinali, che corrispondono generalmente al 50% e sono da intendersi nella cosiddetta quota sanitaria. Le spese assistenziali e i servizi quotidiani, vitto, alloggio, pulizia dei locali, chiamate quota sociale o alberghiera, l'altro 50% a carico del dell'utenza,
il beneficiario della prestazione con la compartecipazione del comune di residenza. La determinazione dell'importo da intendersi a carico dell'utente è determinata dall'indicatore ISEE socio-sanitario, che definisce l'importo da corrispondere. Dopo aver ascoltato questa audio lezione, vi saluto e vi invito a condividere con i nostri colleghi i podcast e tutto il materiale che condividiamo sulla nostra pagina Facebook, invitandoli a unirsi alla nostra community. Un saluto da Una domanda al giorno toglie il concorso di torno. Alla prossima audio lezione.